E ben trovati. Con questo video vediamo come inserire l'attività compito all'interno del Moodle lato docente. Allora, il docente che ha fatto il login alla piattaforma con le sue credenziali da docente ha a disposizione in alto a destra, come per tutte le attività, il pulsante attiva modifiche. Cliccando su questo pulsante è possibile entrare nell'editor del corso, quindi andare a modificare tutti i link esistenti delle attività o risorse già presenti oppure aggiungere nuove attività o risorse. Clicchiamo su questo pulsante nel modulo test, che è il modulo 2. Tra le attività vediamo che la seconda voce è la voce compito. Mettiamo il segno di spunta sul compito, abbiamo a disposizione la solita guida in italiano che in modo esaustivo ci illustra quello che possiamo fare e clicchiamo su aggiungi. A questo punto apparirà una finestra che ci permette di andare a impostare i parametri di questo compito. Allora, nel titolo del compito possiamo scrivere il link, il titolo, diciamo così, del lavoro assegnato ai ragazzi, per esempio scriviamo consegna del lavoro di ricerca. La descrizione obbligatoria, scriviamo consegna qui il tuo lavoro, possiamo mettere anche delle specifiche, per esempio in formato PowerPoint. Possiamo farlo in qualsiasi modo, perché di fatto con questa attività noi chiediamo agli studenti di consegnarci un file, in realtà un file di qualsiasi genere, questo file che poi dopo noi potremo valutare. In questo caso chiediamo ai ragazzi ai nostri studenti di realizzare un lavoro in PowerPoint e di consegnarcelo per la valutazione. Molti dei parametri sono gli stessi per le altre attività. Possiamo visualizzare la descrizione nell'home page del corso. Ricordiamoci sempre che con il punto interrogativo abbiamo a disposizione la guida. Ecco, qui vediamo l'impostazione del compito, e questa è la peculiarità di questa attività. Possiamo stabilire una data di inizio della consegna, una data di termine delle consegne. Possiamo decidere di non abilitare una o l'altra, nel senso potremmo pure permettere una consegna a tempo indefinito. Forse a livello spesso, a livello didattico, la cosa migliore è stabilire una data di scadenza resa pubblica in modo che il nostro corsista sa che entro quella data deve consegnare il lavoro. Poi ci saranno altri parametri per mettere a punto meglio questa possibilità. Allora, decidiamo di visualizzare la descrizione, quella che abbiamo messo prima, che normalmente sono un po' i comandi di quello che viene richiesto. Ecco, qui possiamo decidere di rifiutare le consegne in ritardo, nel senso che se entro il 14 marzo alle 15:25 il compito non viene consegnato, non sarà più possibile farlo. Possiamo anche decidere di consegnarlo ugualmente anche in ritardo. In questo caso però, se nei compiti consegnati apparirà chiaramente che lo studente ha consegnato il compito in ritardo. Adesso lasciamo no, che forse è l'opzione più perentoria possibile. Gli studenti devono premere il pulsante consegna, lo vedremo bene dopo, soprattutto nel caso in cui permettiamo di consegnare più compiti contemporaneamente, possiamo mettere un pulsante consegna per consegnare definitivamente il lavoro in modo da permettere agli studenti di caricare prima un file, poi dopo un altro file e soltanto alla fine decidere di aver finito il lavoro. Lasciamo no. Oh, notifica delle consegne valutatori, questa è importante. In che cosa consiste questa notifica? Se noi mettiamo sì, il sistema in automatico invierà un'email ai docenti del corso per avvisarli della consegna del compito da parte di quello stesso studente. In modo analogo possiamo chiedere la consegna di una notifica per il ritardo. Chiaramente questo nel caso in cui sopra abbiamo messo che gli studenti possono consegnare in ritardo. Qui abbiamo rifiutato le consegne in ritardo, se mettiamo di sì, vedremo che questo sarà possibile. Impostazione della consegna, vediamo che cosa è possibile fare. È possibile inserire un test, è possibile consegnare un file, perché in realtà io potrei anche chiedere la consegna sotto forma di test online, quindi scrivere un determinato testo, normalmente si fa per testi abbastanza brevi, quindi c'è pure questa possibilità. Diciamo, l'opzione più comune è di non permettere il test online, ma permettere la consegna di file. Quanti file si possono consegnare? Con la versione Moodle, dalla versione 2 in poi, possiamo consegnare addirittura fino a 20 file. Quindi qui possiamo scegliere quanti file consegnare, mettiamo 3. Numero massimo
di consegne. Ecco, qui possiamo stabilire la dimensione massima dei file consegnabili. La dimensione massima normalmente è il limite del nostro server, che nel mio caso è 64 MB, ma possiamo anche permettere la consegna di file di dimensioni molto minori. Questo per quale motivo? Per non sovraccaricare il server. Se noi sappiamo che in ogni caso il lavoro è un lavoro di dimensioni piccole, non c'è bisogno di permettere la consegna di grandi file che potrebbero così rendere dura la vita del server. Possiamo permettere ai ragazzi, dopo aver consegnato contestualmente la consegna del file, di mettere dei commenti. Impostazioni di commento, questo è il lato docente, nel senso che se noi qui mettiamo sì al commento, praticamente permettiamo al docente, quando correggerà questo compito, di mettere un feedback, un commento, un giudizio, quello che noi vogliamo, quindi mettiamo sì. Possiamo anche addirittura fare questo sotto forma di file, un file di testo o qualsiasi altra cosa, oppure per esigenze particolari un lavoro analogo a quello presentato. Scegliamo poi anche la scala di valutazione. La scala di valutazione, oltre alle scale di valutazione personalizzabili, a livello numerico noi possiamo lasciare la valutazione in centesimi oppure scegliere noi in sessantesimi, oppure, che ne so, se è un lavoro scolastico, anche in decimi. Il metodo di valutazione, valutazione semplice e diretta, le categorie in questo caso non ci interessano, anche i gruppi non è una funzione standard. Ecco, andiamo al completamento dell'attività. Come sempre abbiamo le solite tre opzioni: non tracciare l'attività, permettere agli studenti di tracciarla manualmente, oppure di considerare l'attività completata in base alle seguenti condizioni. In questo caso sono un pochino di più delle altre situazioni. Basta la visualizzazione, oppure l'attività viene considerata completata dopo che è stata ricevuta da parte del docente la valutazione. E anche qui possiamo abilitare un completamento atteso entro un certo termine. Adesso lasciamo il completamento manuale, salviamo e torniamo al corso. Ritorniamo alla nostra pagina iniziale, terminiamo la modifica e vedremo comparire questo link consegna del lavoro di ricerca. Cliccando su consegna lavoro di ricerca, il nostro studente avrà a disposizione la schermata per poter aggiungere la consegna. In realtà la schermata che noi vediamo adesso è la schermata lato docente, diciamo così, in cui ci sono delle opzioni aggiuntive tipo visualizza e valuta tutte le consegne, che altrimenti lo studente non verrebbe, cioè questa prima parte di fatto non è visibile dallo studente. Lo studente vedrà principalmente questa sezione stato di consegna, in cui oltre ad avere il pulsante aggiungi consegna vedrà in modo chiaro qual è la scadenza che è stata stabilita, quanto tempo manca alla scadenza e soprattutto nel caso in cui ha già consegnato se il suo lavoro è stato valutato oppure no. Lo studente cliccherà su aggiungi consegna e in questo modo potrà caricare il file per essere valutato. Con le solite modalità o lo potrà trascinare col drag and drop in questa finestra o potrà cliccare su aggiungi e aggiungere il file. A questo punto salverà le modifiche e il file verrà inviato al docente per la valutazione e comparirà nella piattaforma. Bene, vediamo adesso, queste sono le cose principali per questa funzione, come il docente procede alla correzione di un compito. Allora prendiamo un'altra risorsa compito già esistente, che è consegna progetto. Io sono un docente, clicco qui e vedrò nella prima parte il riepilogo delle valutazioni. Vedrò che ho una consegna e che è una consegna in attesa di valutazione. Allora, cliccando sul pulsante visualizza valuta tutte le consegne, ecco qua, io ho a disposizione questa finestra che mi permetterà di avere una serie di informazioni. Va bene, immagine dell'utente nel caso in cui l'utente l'ha messa, il nome dello studente che ha consegnato il lavoro, il suo indirizzo email, lo stato, in questo caso consegnato, la valutazione che io vado a dare, l'eventuale modifica, la data della consegna e il file da valutare. Allora, la prima cosa che il docente farà sarà quella di scaricare il file per poterlo aprire, leggere e valutare. Una volta che ha scaricato il file e lo ha esaminato, cliccherà sul pulsante valutazione. Il pulsante valutazione ci mette a disposizione, a seconda di quello che noi abbiamo impostato, una serie di parametri. La situazione che vediamo adesso è la situazione più semplice, nel senso che noi in sede di
creazione di questa attività non abbiamo permesso il commento, per cui possiamo mettere soltanto un punteggio. Il punteggio in questo caso era in decimi, per cui mettiamo 8. Se avevamo attivato l'opzione commento, avremmo trovato un campo dove inserire un feedback, un giudizio, diciamo così, esplicativo del voto assegnato. Dopodiché clicchiamo su salva modifiche. Ecco, a questo punto comparirà la valutazione effettuata e al studente in automatico il sistema invierà un'email all'indirizzo che troviamo associato allo studente. Questa è una funzionalità automatica, cioè il sistema, la piattaforma Moodle in automatico, una volta che il docente valuta, manda un'email all'indirizzo dello studente con la valutazione e il feedback che è stato attribuito, quindi eventuali suggerimenti, commenti e cose di questo genere. Bene, questo è per illustrare così rapidamente come utilizzare questo potente mezzo che è la funzione compito all'interno di Moodle. Grazie a tutti per l'attenzione e alla prossima occasione.